Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto, Atom è andato in pensione e quindi il nostro povero bellissimo editor con cui abbiamo realizzato un sacco di siti web ci abbandona clamorosamente. È giunto il momento ovviamente di fare lo switch e la prima cosa ovvia che mi viene in mente, il primo strumento utile dove mi viene in mente di switchare è ovviamente Visual Studio Code di Microsoft, ok? Molti di voi mi hanno chiesto nei messaggi su Facebook, nei messaggi in privato, di fare un piccolo video per spiegarvi come funziona, per aiutarvi nello switch. Ed eccoci qui belli pronti. Però prima di iniziare a parlare di Visual Studio Code, vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi video che farò, se mai lo farò, ovviamente, e aiutarmi a far crescere la community. Mandiamo la sigla e iniziamo a vedere questo splendido editor. Benissimo, allora vi ricordo che la prima cosa che dovete fare ovviamente è andare nel sito codevisualstudio.com e andare a scaricare la versione di Visual Studio Code relativa al vostro sistema operativo, ok? Ma non di meno ricordatevi che per farlo funzionare correttamente, questa cosa era così anche su Atom obiettivamente, dovete ricordarvi di installare nel vostro computer Node.js, ok? Quindi di conseguenza scaricate la versione che vi serve e andate ad installarlo. È una procedura semplicissima. Per qualsiasi dubbio andate semplicemente a cercare su Google come installare Node.js sul mio sistema operativo. Ok, detto questo, andiamo a vedere un attimino come funziona Visual Studio Code. Allora, questa è la nostra bella interfaccia. Io adesso ho già aperto una cartella. Ovviamente possiamo aprire e andare a prenderci delle cartelle girovagando all'interno del nostro computer, oppure possiamo trascinare nel Mac, perlomeno credo anche nel PC, direttamente la cartella all'interno dell'icona di Visual Studio Code che è qui. Ok? Bene, all'interno di questa situazione abbiamo, vedete, un pannellino di partenza molto semplice. Ci sono un po' di setting da fare e li vediamo insieme e naturalmente anche un po' di pacchetti da installare. La prima bella notizia è che in questo editor Emmet è già preinstallato, ok? Quindi non è necessario andare a installare il pacchetto Emmet. E la seconda bella notizia è che nel momento in cui l'ho scaricato e sono andato a attivarlo la prima volta, mi ha chiesto di installare il pacchetto lingua in italiano. A prescindere, se anche non dovesse chiedervi di scaricare il pacchetto lingua in italiano, è possibile attivarlo in qualsiasi momento, poi vi faccio vedere come. Ok, poi se volete tenerlo in inglese per fare gli sbroni, ben venga. Non di meno, per fare un passaggio meno indolore, ok? Ci sono un sacco di temi disponibili, tra cui esiste anche il tema Atom One Dark Theme, ok? Quindi mi ha permesso di creare un'interfaccia grafica praticamente identica ai colori che utilizzavo in Atom. Finché non mi ci abituo, ok? Dopodiché ho visto che ci sono comunque delle skin molto interessanti, quindi magari cambierò anch'io anche per dare una rinfrescata. Allora, come si creano i fogli di lavoro? Beh, è facilissimo, si vanno a creare qui, da qui possiamo creare i file, possiamo definire noi l'estensione degli stessi e come potete vedere Emmet funziona perfettamente senza nessuna richiesta da parte nostra, ci permette di creare file in HTML5 o in XML, che ovviamente non ha alcun senso. HTML5, vedete, e creiamo il nostro bel file come sempre. È possibile andare a definire l'aggiornamento automatico, il salvataggio automatico, ok? Cosa che io al momento non ho messo perché comunque non sono abituato a questa dinamica e mi rompeva un po' le balle, mi dava un po' fastidio. Ho anche eliminato la minimap che è presente qui a fianco, che è tipica di Sublime Text, per esempio, quindi la piccola mappa che ci permette di scorrere all'interno del codice. È possibile, era possibile implementarla anche con un pacchetto a parte su Atom, ma a me dà un po' fastidio, quindi di fatto non l'ho implementata. Quindi vedete che fino a qui è tutto uguale. Se voglio andare a creare una cartella, clicco qui, vedete che la mia schermata è identica a quella di Atom. Poi vi faccio vedere come cambiare eventualmente tema. Ok, creo una cartellina. Io ho già messo un setting di icone, quindi vedete che ho delle icone diverse sicuramente da quelle che vedrete voi. E all'interno della cartella posso creare un altro file, lo style.css, per esempio. Me li posso trascinare, li posso mettere uno a fianco all'altro. Ci sono le varie modalità di visualizzazione. Insomma, tutto come abbiamo sempre fatto. Quindi andiamo a metterci tutti i nostri bei suggerimenti. Ogni tanto si pianta. Non è velocissimo, in alcuni momenti lo trovo che si impalla meravigliosamente. Ok, quindi vedete che qua adesso vado a crearmi il collegamento foglio di stile, link, mi permette di scegliere cosa voglio collegare, ovviamente uso l'abbreviazione di Emmet e qui abbiamo la cartella CSS che mi suggerisce già i file che sono presenti e vado a salvare il tutto, ok? Poi vado a lanciarmi l'anteprima, tasto destro, posso fare Open in Default Browser o Open Other Browser, anche questo è determinato da un pacchetto, poi vi faccio vedere. Vado ad aprire l'anteprima ed è tutto fatto. Fino a qui una passeggiata di salute.
Allora andiamo a vedere le impostazioni che abbiamo qui a fianco. Qui possiamo andare a vedere le risorse e quindi lavorare sui nostri bei file. Qui abbiamo il trova e sostituisci. Se clicco, cerco e sostituisco delle occorrenze. Ok? Queste dinamiche qua invece servono per controllare il codice sorgente e per eseguire dei debug. Però per fare questo credo bisogna avere un account o andare a scaricare in questo caso Git for Mac, e in questo caso ci chiede di eseguire un debug con un file JSON. Insomma, queste due cose qua a me non interessano. Salto un attimo i pacchetti. Qui sotto c'è l'eventuale account Microsoft da cui ci possiamo registrare, e qui sotto invece c'è la gestione di alcune dinamiche, ok? Impostazioni, estensioni, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente dal menu principale sopra potete fare un miliardo di cose. Da qui potete raggiungere velocemente, vedete, i temi colore. Infatti se volete selezionare un colore potete cercare su Google i temi che sono a disposizione su Visual Studio Code, ok? Poi quando sapete il nome lo scrivete qui e li andate a pigliare. Io ho preso l'Atom One Dark Theme, ok? Poi vedete ce ne sono anche predefiniti. Quello predefinito che dovreste avere voi è questo qua, quello scuro predefinito suo. Intanto lasciamo su questo un attimo, ok? Benissimo. Poi andiamo a vedere la gestione dei pacchetti. Però prima vi volevo mostrare una cosa che magari qualcuno di voi sa come risolvere, però di per sé mi pare di aver capito che non è possibile, ovvero non possiamo avere una palette di colori, una palette di colori per andare a scegliere. Se io vado ad esempio a prendermi un bel body e vado ad aprire e chiudere le mie grafiche e gli vado ad assegnare un colore, background color, ok, ho una serie di colori che posso scegliere, però di per sé non ho una palette da fare il choose e lo scegli. Quindi mi dicevano dalla regia, o perlomeno da quello che ho potuto leggere in giro, che il colore ce lo dobbiamo scrivere. Mi appare una piccola anteprima qui del colore, vedete, e posizionandomi sopra in un secondo momento posso andare a modificare i colori, ma lo posso fare solamente dopo aver comunque scritto un colore. Questa cosa la trovo un po' scomoda. Poi qualcuno di voi magari più sgamato mi dirà se effettivamente non c'è la possibilità di avere una paletta di colori, però di fondo io non l'ho trovata e non ho trovato dei pacchetti utili alla causa. Allora andiamo a vedere subito la sezione dei pacchetti, così vi consiglio un attimino qualche pacchetto che io ho trovato molto utile da andare a implementare, e un piccolo trick per risolvere una cazzatina nel discorso di WordPress, ok? Allora le estensioni si trovano qui, lui già ve ne consiglia un tot, ok? Queste le vado a chiudere, vi faccio vedere quelle che ho installato io, poi ovviamente ognuno può andare a scegliersi quello che gli pare. Ovviamente per trovarle basta semplicemente scriverle qui e poi si fa installa. Allora questo è l'Atom One Dark Theme che avevo messo per poter avere la grafica uguale a quella di Atom, ma questo è uno sfizio mio, ok? Auto Rename Tag mi serve per andare a definire che quando io vado a fare una modifica in un tag di apertura, vedete ad esempio qua se faccio un div, ok, e poi decido che questo div lo voglio cambiare, vedete mi cambia anche la chiusura automaticamente. Questa cosa è estremamente comoda. Allora Icon Fonts invece mi permette di avere i suggerimenti per icone di vari framework, ok? Quindi sulla base di questo, che comunque l'ho provato, penso andrò a eliminarlo perché sinceramente non funziona granché bene, devo dirvi la verità, però sto testando anch'io, ok? Però mi suggerisce comunque tutte le icone delle varie versioni di Font of, insomma, ma non mi ha fatto impazzire come funziona. Poi abbiamo questo IntelliSense for CSS Class Names in HTML. Questo qui ci serve ad avere i suggerimenti delle varie classi HTML e CSS. Quindi se ho una classe scritta in CSS, quando vado a richiamare un div in HTML, iniziando a scrivere, mi suggerirà la classe, ok, già presente nel foglio di stile. Molto comodo. Italian Language Pack for Visual Studio Code è la lingua italiana. Vedete, queste qua sono quelle ufficiali, quelle che vedete con la dichiarazione così. Ok, potete scrivere il pacchetto lì sopra se non ve l'ha fatto installare e lo andate a richiamare. Poi abbiamo jQuery Code Snippets, inutile dirvi cosa fa, ci suggerisce degli snippet di jQuery. Il Material Icon Theme sono le iconcine che state vedendo qui, ok? Quelle che ho deciso di installarmi perché non mi piacevano quelle di default, anche se comunque non erano brutte. Open in Browser serve per avere il tasto destro in apertura del browser. Di fatto, obiettivamente, possiamo anche fare una combinazione di tasti che, se non ricordo male, è Alt B per aprire il browser predefinito, ok? Paste and Indent è per l'indentazione automatica. Path IntelliSense vi suggerisce l'autocomplete di file names, cioè vi suggerisce i percorsi HTML e CSS per andare ad installare, a richiamare, ok, caricare immagini HTML o immagini di sfondo. PHP IntelliFence, ok, cazzo di nomi, ok, vi permette di andare ad avere tutti i suggerimenti e la gestione degli errori di PHP. E per finire WordPress Snippets vi permette di avere i suggerimenti di tutte quelle che sono le funzioni
funzioni di WordPress all'interno di un tema custom. In questo caso esiste un unico problemino: quando voi andate a lavorare con gli WordPress snippets e richiamate una funzione, il correttore di PHP non li riconosce automaticamente, pertanto li segnala come fossero degli errori, ok? Ve li mostra tutti evidenziati come errore. Ho smanettato un po' in giro e poi ho trovato la soluzione al problema. Allora, andate a definire questa impostazione, ok? Se noi andiamo a cliccare qui nella rotellina qua sotto, facciamo un click, possiamo andare a vedere la voce impostazioni estensione, ok? Nella voce impostazioni estensione possiamo andare a vedere tutta una serie di strumenti e possiamo andare ad abilitare anche il supporto a determinate situazioni non presenti. Vedete, dovete andare a questa voce IntelliFence Stops, ok? Fate aggiungi elemento e dal menu a tendina che si apre, ok? Andate a cercare WordPress. Fate ok. Quando avete aggiunto WordPress qui, non avrete più il problema dei suggerimenti, degli errori, perché verrà validato e controllato anche il codice di WordPress, ok? Bene, poi cos'altro mi manca da mostrarvi? Credo niente. Per le varie impostazioni le trovate qui, le varie preferenze, ok? Quindi preferenze, impostazioni e compagnia bella. Quindi se andiamo nelle impostazioni generali andiamo a lavorare ovviamente direttamente su quelle che sono le dinamiche dell'Edge. Aspettate, chiudo un po' di roba perché sennò non si capisce più niente. Torniamo di qua un attimo. Allora facciamo code, preferenze, impostazioni. Ok, adesso ci dà la sezione corretta, vedete? Qui abbiamo l'editor di testo e tutta un'altra serie di dinamiche. Qui potete gestire le dimensioni del font, qui il font che viene utilizzato. Ok, tutta un'altra serie di impostazioni. Vi consiglio di lasciare l'on sul WordWrap per avere la capo automatico, eccetera. Insomma, qui c'è solamente da leggere e settarlo come voi preferite andare a gestire il vostro meraviglioso nuovo software. Ok, bene ragazzi, questo è quanto. Quindi basta semplicemente che vi armate di un po' di pazienza e andate a gestire tutte le operazioni. Non ci mettete tantissimo, installate i pacchetti, scaricate tutto e buon divertimento con il nostro nuovo editor. E tanti saluti e un grazie di cuore Atom, che abbiamo amato penso tutti quanti, ok? Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, see you next time guys.